Benvenuti sull'Italian Super Premier League. Oggi non ho avuto tempo di incontrarmi con Jacopo, per cui ha già fatto il TG e il recap della settimana per sapere un po' qual è lo stato dopo ben tre turni della Super Premier League. Ormai manca soltanto questa settimana per decidere i quattro che passeranno all'ultimo girone, quindi è molto interessante andare a vedere come ci siamo comportati. Con Emilton sono in diretta per questa aggiornamento per quanto riguarda la nostra Super Premier League, aggiornamento che di solito viene fatto domenica insieme a Zach o a Riccardo Roversi Ferrara d'Arts, ma quest'oggi loro non ci sono. Abbiamo si lavora. Lunedì sono qui io per parlarvi di quella che sarà una grandissima settimana, perché avremo i giocatori che si qualificheranno alla seconda fase della nostra Super Premier League, mentre abbiamo quattro giocatori che purtroppo dovranno lasciare la competizione in ognuno dei due gironi. Come sempre potete consultare i risultati sul link che vi ho lasciato anche in iscrizione a questo video di Precetti Italia. Esatto. E comunque adesso andremo a vedere tranquillamente anche tutti i risultati del turno 5 e del turno 6, andremo a presentare le partite del turno 7, a vedere i giocatori che sono qualificati, i giocatori che invece dovranno lasciare anzitempo la competizione. Cominciamo allora dal girone 1. In testa c'è Michele Turetta con 11 punti, al secondo posto Nicola Giovannini con 9, al terzo posto Stefano Tomassetti con 7, Luca Catallo con 6 punti al quarto posto, al quinto posto Samuele Casotto e Marcus Brambatti a quota 5, Stefano Mompieri a quota 3 e Riccardo Castelli a quota 2 punti. Partita molto interessante queste, in questo girone qui, andiamo a vedere i risultati. Michele Turetta batte Catallo 7-2, Nicola Giovannini batte 7-5 Stefano Tomassetti, Samuele Casotto batte 7-2 Marcus Brambatti, Stefano Mompieri batte 7-5 Riccardo Castelli. Nel turno 6 invece, pareggio tra Turetta e Tomassetti, pareggio tra Brambatti e Giovannini, vittoria di Catallo 7-1 contro Castelli e pareggio tra Casotto e Mompieri, quindi ben 3 pareggi in questo turno. Prossimo turno, Michele Turetta e Nicola Giovannini sono già qualificati matematicamente e si giocheranno il primo posto nel girone. Ricordiamo che ci si porta i punti della prima fase nella seconda fase, quindi grandissimo equilibrio, grandissima importanza, esatto, in questa partita. Stefano Tomassetti affronta Riccardo Castelli, Tomassetti deve vincere per essere sicuro, ma gli manca anche un pareggio per essere sicuro di passare al prossimo turno, però Tomassetti vincendo contro Castelli, già eliminato a quota 2, andrebbe a qualificarsi con 9 punti, con buone chance di far bene nel girone finale. Luca Catallo e Samuele Casotto è di fatto uno spareggio. Catallo a cui basta un pareggio per accedere al prossimo turno, invece Casotto deve vincere per forza contro Catallo e poi di fatto sarebbe qualificato matematicamente, perché Marcus Brambatti è ugualmente a quota 5, ma contro Stefano Pompieri, anche se vince, arriva a quota 7 e non può passare Catallo o eventualmente Casotto, perché ha perso entrambi gli scontri diretti. Quindi Brambatti gioca di fatto per la gloria in questo turno contro Pompieri. Catallo-Casotto è uno spareggio. Chi vince questa partita accede al prossimo turno. Chi perde viene eliminato. Il pareggio premierebbe Luca Catallo. Quindi veramente scenario interessante. Bella partitona, cavolo. In linea teorica anche Tomassetti potrebbe essere a rischio. In realtà no. Sarebbe solamente nel caso in cui perdesse la partita, Casotto vincesse e Brambatti vincesse, se andando a vedere un pochino gli scarti, però comunque Tomassetti al 99,9% è qualificato al prossimo turno. Giro 2 che è ancora più equilibrato se vogliamo. In testa c'è Sergio Krasen con Giorgio Tamares a quota 9, Francesco Daros a quota 7, Daniele Petri, Francesco Raschini e Paolo Trutagli a quota 6, a quota 5 Vittorio Mancini, a quota 0 Simone Fiori. Andiamo a vedere i risultati con Sergio Krasen che ha vinto 7-0 contro Tamares, poi Daros ha vinto 7-1 contro Fiori, 7-4 di Petri contro Mancini, 7-3 di Trutagli contro Raschini. Nel girone 2 Krasen ha vinto 7-4 contro Trutagli, 6-6 tra Tamares e Daros, 7-4 tra Petri e Raschini, 7-0 di Vittorio Mancini contro Simone Fiori. Qui è molto complicata la situazione perché si gioca Krasen contro Raschini e questa è una partita decisiva perché Krasen e Tamares sono già qualificati, Fiori è l'unico eliminato, quindi situazione molto interessante questa. Krasen per vincere il girone, Raschini per qualificarsi, vincendo Rosco di fatto sarebbe messo molto bene per passare. Tamares contro Mancini, Mancini deve vincere e sperare in una serie abbastanza clamorosa di risultati. Tamares invece ugualmente ha passato il turno.
Daros Trutalli è uno spareggio, Daros deve vincere, Trutalli deve vincere, il pareggio potrebbe servire a poco, quindi partita spettacolare questa, con Petri contro Fiori, Daniele Petri che vincendo quel turno, di fatto sarebbe certo di accedere al prossimo turno che sale a quota 8, in teoria bisognerà vedere anche le classifiche a 3, in caso ricordiamoli, arrivo a 2, si guarda lo sconto diretto, in caso di arrivo a 3 a pari punti invece la classifica avulsa per un girone veramente incredibile. E poi anche con una serie di pareggi, Mancini potrebbe sperare vincendo contro Tamares. Insomma, veramente bello questo girone, con due giocatori certi, uno eliminato e quattro, anzi cinque, che si giocano l'accesso al Già. prossimo turno. Le partite si giocheranno in questa settimana, quindi solamente 8 partite. Peraltro, ho inserito la possibilità di inserire i pronostici del Predictor con la classifica che la trovate scorrendo sulla nostra pagina. Non vediamo l'ora veramente di vedere, assistere insieme alle partite. Come sempre con le nostre previsioni, cercheremo di mandarvele tutte e 8 in questa giornata, con precedenza ovviamente di scontri diretti, quindi Cataldo Casotto in primis nel girone 1 e anche Tomassetti contro Castelli è una partita importante, nel girone 2 invece sono praticamente tutte partite Tutte, importanti, tutte, con figata. il match più forse decisivo, quello tra Daros e Trutalli, perché di fatto chi vince passa, chi perde viene eliminato. Penso di aver detto tutto, oggi d'altronde sono da solo, quindi è stato un aggiornamento abbastanza flash, se vogliamo. Ovviamente dopo il video verrà ricaricato su Precetti Italia con tutte le grafiche, tutti gli aggiornamenti. Ricordiamo che sul sito di Precetti Italia, nel link che vi ho messo in descrizione, potrete vedere anche gli aggiornamenti e ovviamente tutti i risultati, tutte le partite, avere maggiore chiarezza anche su quante sono le statistiche di questo torneo. Ovviamente è una cosa fatta questa un pochino al volo. Ci vediamo, credo, già da domani con qualche partita, forse stasera avrà programmata qualche partita vecchia, tra virgolette, della scorsa settimana, però diciamo che comunque siamo pronti per una Super Premier che sta entrando sempre più nel vivo. Dalla settimana prossima si giocherà il girone finale con i primi 4 giocatori che accederanno per ogni girone al turno successivo, si giocherà un altro girone portandosi via però i punti fatti nella prima fase, quindi molto importante anche per i giocatori qualificati cercare di fare punti in questa ultima giornata. Appunto per trascinarsi via il punteggio della prima fase e partire con un buon vantaggio sugli altri, anche se comunque la forchetta al momento è solamente di 5 punti nel girone 1 e addirittura 3 solamente nel girone 2, quindi veramente grande equilibrio e con un paio di vittorie anche chi è in testa nel girone rischia di dover comunque vincere diverse partite per accedere al turno successivo. Per oggi è tutto, grazie mille a tutti coloro che mi hanno visto in questa diretta abbastanza veloce, una diretta abbastanza tranquilla se vogliamo e ci vediamo alla prossima, sempre su Video Forne Middle. Ciao! E saluto anch'io, velocissima diretta, veloce il TG come deve essere. Due gironi veramente importanti da seguire, cercheremo di trasmettere quante più partite possibile, ovviamente anche i giocatori si andranno a trovare via per settimana nel loro tempo libero a incastrarsi, per cui adesso vediamo se già da martedì inizieranno a giocare, oppure può essere anche che giochino tutto giovedì e venerdì, per cui seguiamo i giocatori e diamo loro il tempo di fare le partite e noi saremo sempre pronti qua a commentarle appena possibile. Un saluto, ciao ciao!